Guarda, Alex, la magnificenza! Wow! Ma guarda che panorama! Almeno possiamo dire che siamo precipitati in un bel posto, eh? Beh, francamente, sono senza fiato! Già, siamo davvero atterrati in paradiso! Non so, ho una strana sensazione alla bocca dello stomaco. Sai, anch'io ce l'ho. Anche se è sicuramente diversa dalla tua. Mi sembra quasi di essere già stato qui prima. Basta chiacchierare, femminucce! Abbiamo un aereo da riparare. Mi sembra che sia casa nostra. Recuperate gli attrezzi così l'uccellone riprenderà il volo. Voglio credere che questa battuta, quest'ultima battuta, sia stata involontaria. Voglio credere che quando il pinguino ha detto mettiamoci in moto perché l'uccellone deve prendere il volo, voglio credere che l'abbiano detto senza malizia. Voglio credere che loro siano stati innocenti nel dire che l'uccellone deve prendere il volo. Quindi ora, cosa dobbiamo fare in Ktestmund? Hai già dato un'occhiata a questo posto? No. Dovresti. Immaginavo. Ci abbiamo Gloria, gli elefanti, un coccodrillo che per qualche motivo nel gioco prima stava su due zampe, questo invece sta solo su quattro zampe. Questa secondo me è una roccia che possiamo distruggere con Gloria. Ok. Allora, ci sono un bel po' di monete in acqua, quindi Gloria... No, non posso salire sull'elefante. Aia, che dolore. C'è una scimmia. Qui che cosa abbiamo invece? I pinguini. Ci serve qualcosa per superare quella recinzione. Per quale caso recinzione? Avete con voi delle cesoie? Oh, certo, ovvio. Non esco mai senza. Ops, tranne oggi. Qual è la recinzione? Ah, questa recinzione. Mi dispiace, Rico, ma oggi non faremo saltare un bel niente. Prima mi portate qualcosa con cui tagliare questa recinzione, prima ce ne andiamo da quest'isola. Capito? Cesoie! Cesoie! Va bene. Boom boom! No, niente boom boom oggi, Rico. Rico Suavez. Allora, qua invece ci abbiamo Marti. Mi sembra di essere atterrato su un altro pianeta. Ma almeno c'è ossigeno. Vabbè, certo. Quella è una macchina fotografica. Ma guarda, qua ci sono macchine fotografiche sparse per terra. E poi che troverò? TV sugli alberi. Effettivamente c'ha ragione. Effettivamente non è del tutto sbagliato quello che ha detto. Oh, Moco Moco. A qualcuno piace il di dietro. Ma a me piace il fondoschiena. Capisci cosa intendo? Ciao, piacere di conoscerti. E Alex che guarda. Io sono serio. E che succede? Guanciotte tenere. Accidenti, trovatevi una caverna. E c'ha ragione. E c'ha ragione effettivamente. Ho lanciato un mango nell'iperspazio. Come la uso la macchina fotografica? Marti, dai un'occhiata alla macchina fotografica che ho trovato. Un bel colpo di fortuna, eh? Eh già. Fantastico! Così possiamo fare delle foto di me con i nativi. Sai, come testimonianza che siamo stati davvero qui. Allora, devo usare il cerchio per la fotocamera. E dov'è Marti? Scatto una foto, sì. Ma cosa? Marti non c'è. Ecco fatto. Una bella foto di loro due. Una foto di Moto Moto. Poi ci serve una scimmia. Ah, devo fotografare questi. Non era chiarissimo. Devo fotografare una scimmia, un elefante, un rinoceronte e Moto Moto. Vai Marti. Questa foto lasciamola perdere. Con quella faccia poi Marti è inquietantissimo in questo gioco. Veramente. Io non... Questa è una libellula, ok. Dov'è? Dove sono? Marti? Vieni qua a farti la foto con l'elefante, forza! Non scordiamo chi è quello bello, ok? È un po' difficile riuscire a capire quale dei due è quello bello, credimi. In questo momento. Non riesco a capire più che altro cosa dovrebbe essere la terza icona. Forse un umano? Allora, non è certo un coccodrillo. Non è certo un coccodrillo, quello è poco ma sicuro. Facciamo la foto alla scimmia. Ah, sei arrivato. Non ci avrei mai creduto. Chi è quello bello, ok? E ripeto, la scelta è difficile capire quale dei due è quello bello, Marti. Sei veramente un po' storto. Ora, quindi,
chi è l'ultimo? Un umano o un altro essere bipede? Allora, ci sono un po' di peperoncini in giro. Questo vuol dire che dovremmo usare Gloria più tardi. Allora, oddio, un'umana. Signora. Dio mio, Marty. La foto nana. Si chiama Nana la signora, quindi abbiamo scoperto della lore. Queste saranno molto meglio delle foto della mia ultima vacanza, specie perché questa è la prima. Certo, come no. Qui non siamo in vacanza, Zebra, qui si tratta di sopravvivere. Ho bisogno della macchina fotografica per riparare le luci di posizione dell'aereo. Rico, sviluppa la pellicola. Tieni, Tomaschi, stai qui. Portatela e via. Qualcosa da fare. Rimangono basiti, F4, tutti quanti. La signora tra l'altro mena. Aia cazzo. Volevo giusto vedere come menasse. Non volevo farmi menare veramente. Ehi Gloria, potresti fare qualcosa? Ah no, beh, forse posso arrampicarmi? No, non posso arrampicarmi. Ah, totalmente a caso. Ehi, come va? La mia domanda potrebbe sembrarti strana, ma... non è che hai visto delle api qui intorno, eh? Sì. Se arriva anche una sola, io taglio la corda. Benissimo. Non ti piacciono le api? Ok, me lo segno. Benissimo, questo vuol dire che devo arrivare qua con l'alveare. Queste api mi vengono dietro. Chissà se potrei usarle per qualche scopo oltre che per farmi pungere. Chi lo sa. Vieni. Venite api, andate contro di lui. Api, non sopporto le api. La cattiveria in questo gesto però, eh. Questo vuol dire che abbiamo trovato delle cesoie. Ale, finalmente. Ok, farò meglio a trovare queste cesoie prima che i pinguini diano fuori di matto. A portare le cesoie se proprio, non trovare. L'abbiamo appena trovate, Alex. Guarda, Marty, altre zebre. Mi sembra di essere atterrato su un altro pianeta. Tutte uguali, ehi, tra l'altro. Ci sia un altro concorrente per la gara. Certo, chissà se corre veloce. Sembra uno di noi e noi siamo veloci. E io sono il più veloce. Certo. Ah, non so, da dove vengo io sono abbastanza veloce. Io sono il più veloce. Chiedi a quel rinoceronte. Cosa? Qualcuno mi ha chiamato? Ci sono per caso delle api in giro? Spero di no. Oh, Gesù. Gara, gara, gara. Sono tutti stupidi. La gara di Marty. Ah, corre anche il rinoceronte per qualche motivo. Fammi indovinare, troverò per strada anche delle carote? Immaginavo di sì. Oh no, potevo correre sul muro per prendere le monete. Sti cazzi ormai, detto sinceramente. Oh no, il rinoceronte ora diventa veloce perché ha visto le api? Strano che no, in realtà. Oh no, sono finito in acqua. Non mi supererete, stronzi. Bye bye. Io ho il potere delle carote. Che com'è possibile che siano su questo percorso? Non si sa, però. Ah, va da solo, perfetto. Guarda, lo accetto. Lo accetto perché se avessi dovuto correre io in quel momento sarei probabilmente caduto. Ma c'erano altre monete anche su questo muro. Wow. Mettiamo le monete un po' a cazzo di cane. Tanto. Poi io sono primo e non sento più nessuno dietro di me. Però per sicurezza. Continuiamo a Ah, eccoli, sono arrivati alla fine. Lo chiamavano Spider Zebra, Marty. Ecco qua. Ma vai via. Ma guarda, li sono palesemente più veloci di me in questo momento questi, eh. È caduto. Sono attenzione! Palesemente più veloci, però adesso hanno rallentato per qualche arcano motivo. Vai, Marty! Merda, ho finito il turbo e ce n'è uno dietro. Vai, vai! Ecco, meglio... meglio turbare. Woohoo! Per evitare tutto. Ho cercato di prendere più monete possibili. Ce l'hai fatta, Marty! Ma ho visto che ce n'era una volante anche. E ti sei guadagnato il nostro rispetto. Grazie, un attimo, stai facendo del sarcasmo? Non molto. Perché non rimani un po' con noi e ti godi la nostra compagnia? Certo, perché no? Alex, tu vai pure.
Ti raggiungo fra poco. Ah, ok. Ma certo. Chissà. Forse sarò fortunato e incontrerò qualche altro leone. Può essere. Succederà probabilmente. Oh, ma guarda! Altre giraffe invece qua ci sono. Ehi, Melman, com'è stare in mezzo alla natura? Terribile! Guarda tutte queste giraffe malate! Di sicuro hanno qualche mutare genetica. Che problemi hanno? Le giraffe malate non fanno bene al turismo. Ma quello... perché c'è un centro medico? Ma con dei turisti! Sono un genio! Ah, che dolore! Se solo il grande guaritore venisse fra noi e usasse il suo scanner emulatore per curarci! Cosa? Smellman! Perché non usi lo scanner come si chiama, raggi X? Neanche io l'ho capito. Per provare a curarle, eh? Ah, la radiografia. Perché le hai aiutate, mi adoreranno perché ti ho chiesto aiuto. Muoviamoci. Certo, un ragionamento che non fa una piega, no? La clinica il di Melman. Il nostro primo paziente ha dei gravi disturbi allo stomaco. Usa la pozione verde per curarlo e digli di non bere più acqua, dove i pesci hanno fatto i loro bisognini. Ok. Va bene, tieni. Ah, devo trovarli i pesciolini. Ok, ha senso ora. Devo andare ad uccidere i pesci, insomma. Dov'è? Eccolo qua, crepa. Oh no, si moltiplicano. Sono dei veri e propri parassiti. Ecco fatto. Distrutti tutti. Quindi i pesci con il verde. La condizione di questo paziente è un po' più delicata. Le farfalle con il quadrato. Ma niente che un po' di pozione blu non possa risolvere. Ok. Pesci verde. Farfalle blu. Ma stiamo uccidendo dei pesci, insomma, con sta pozione. Ah, ok. Questa è molto più grande. Le farfalle sono più veloci. Perfetto. Quest'uomo c'ha... anzi, questa farfalla c'ha le farfalle... Dove vai? C'ha le farfalle nello stomaco. Letteralmente. Ok. Farfalle, tutte morte. Ora dobbiamo uccidere... i pesci cattivi. Ecciu. Ok. Non so se sei pronto per questo, ma i germi non aspettano. Ok, la rossa. Dobbiamo trovare qualcosa che funzioni. Secondo me è un misto. Ma... ah, eccolo. Questa pozione rossa si chiama... Vieni qua rossa. Risolve molti problemi. Ecco ma fatto. Cerca di non sprecarla, perché non è molto facile trovarla. Ma... che cacchio. Perché queste giraffe si sono mangiate delle scarpe, delle chiavi? Ok, sono solo scarpe e chiavi. Ok, aspetta. No, no, no. Prima che... ecco fatto. Perfetto. Abbiamo più pesci? No, ce n'è ancora uno da qualche parte. Eccoti qua. E c'è anche una farfalla, vieni. Dove sei? Davvero? Ma quante farfalle ci sono ancora? Ma porca. Ecco fatto, niente più farfalle. Vieni qua, vieni qua. L'edizione. Ok, farfalle distrutte. E adesso pozione speciale per togliere le chiavi. Fate i fuochi d'artificio. Pssiu! Abbiamo vinto? Credo di no. Credo allora, che ce ne sia ancora uno. Allora, pare che quello scanner una cosa possa scannerizzare, farci vedere le cose più grandi, insomma. Il che è un bene, perché ci servirà per il prossimo paziente. Oh Gesù, i vermi. E come le prendo le monete? Le pozioni rosse così. Non crescono sugli alberi. Non le sprecare. Ma neanche le altre pozioni. Ma perché a questo giro hanno fatto lo zoom incredibile? Usare queste pozioni rosse per te è un divertimento. Per me invece è una fatica. E io sono diventato re apposta per non dovere più faticare. Beh, e allora ti conviene muoverti, Julien. Fai qualcosa di utile.
Per qualche motivo qua hanno fatto lo zoom. Oh, urrà! Hai curato pazienti a sufficienza. Ora tutte le giraffe mi amano. Comunque, puoi sempre tornare per curarne delle altre. Otterrai tutto quello che vuoi. E ti sentirai straordinariamente in pace con te stesso. Minchia, guarda, subito. Torno fra 5 minuti, guarda. Benissimo, quindi le giraffe ora stanno bene. Dai, sono contento. Il punto è, se qui mi mettono sti elefanti, vuol dire che saranno loro a tirarmi su. Ma come? Come mi faccio a far tirare sopra? Visto che non posso salirgli in groppa. Ed è palese che io debba rimanere... Ah, ti abbassi! Ah, devo rimanere davanti un pochino. Adesso ha senso. Ci sono un sacco di rocce che dovrò distruggere con Gloria. E lì ci sono altri leoni. Questa è la mia zona. Quindi prima andiamo da Gloria. Scusa un attimo, giusto curiosità. Ah, posso colpire i coccodrilli? Non muoiono, ma mi danno soldi. Benissimo. Buono da sapere, guarda. Ecco dove sono nascosti tutti i soldi del gioco, dentro i coccodrilli. Dobbiamo anche dare le cesoie ai pinguini, però ho paura che quello sia la parte finale. Credo che quella chiuda questo livello. Ehi là, coccodrilli! Datemi i soldi. Li sto praticamente rapinando. Grazie. Grazie anche a te. Ah, guarda, si è abbassato anche questo. Quindi una volta scoperto l'arcano, ti fanno passare. Allora, ci sono monete anche da questo lato. Questo vuol dire che secondo me o dobbiamo passare dalla parte dei pinguini o dobbiamo passare dalla parte dei leoni. Vediamo, intanto diamogli le cesoie. Fantastico, ecco qui le cesoie. Avete sentito, ragazzi? Iniziate a tagliare e procederemo alla ricognizione dall'altra parte. Benissimo. Operazione pinguino. Oh no.